Matteo Rovere, i tifosi chiedono sempre la squadra più forte del mondo, a volte si può fare, a volte non si può fare. La Samp sta attraversando un momento un po' particolare, come dicevamo pochi istanti fa con il capitano Luca Pellegrini. La tua ricetta? La ricetta, bisogna avere le idee chiare subito in chiave mercato. Per quanto riguarda il campo, sicuramente riuscire ad entrare bene in sinergia tecnico con la squadra, cosa che c'è stata con l'ente alternata in questa prima parte di campionato, e poi innesti sicuramente mirati, evitare di fare gli errori fatti in estate. Che cosa è mancata alla Samp di questi ultimi mesi? E beh, è mancata la qualità, sicuramente. Qualità ce n'è poca, purtroppo è stata fatta mancare, soprattutto in sede di campagna acquisti, e ora una Samp che si è arrangiata dal punto di vista della mentalità, dello spirito di gruppo, dovrà, ci auguriamo, trovarla, appunto, come detto, sui tavoli del mercato a Milano. I tifosi dicono di mettere mano al portafoglio, alla proprietà. Ma al portafogli, ma soprattutto in maniera intelligente, perché poi non è che non si sia speso in estate, lo si è fatto in maniera sbagliata, scegliendo, investendo su giocatori che poi non si sono verificati quello che erano secondo le previsioni. Dunque io direi piuttosto di analizzare i costi e i benefici in maniera migliore di quanto ho fatto a giugno. Tutti i colori del cuore, questo primo film dedicato sulle vite tormentate anche dei tifosi blucerchiati. Così un tuo saluto ai tanti tifosi che sappiamo che ti seguono in tantissimi. Vabbè, ovviamente un saluto, un ringraziamento per chi sostiene come noi, insomma, chi cerca anche di lavorare nell'ambiente, cerca di fare un po' da collante tra i tifosi e quella che è la squadra. Un progetto splendido, vale la pena sottolinearlo, innovativo al 100% e che premia una tifoseria tra le più belle d'Italia, senza dubbio.